Sacramento, al coordinamento di Lasciateci Entrare, Gabriella e Armin, Maria Valentina, per questo lavoro davvero importante, insomma, soprattutto per la capacità di mobilitare, tra l'altro in un tempo così, così ridotto, tantissime organizzazioni sul territorio e diciamo di promuovere anche appunto con questa modalità in rete, questo lavoro di monitoraggio civico sulla, sullo stato dell'accoglienza in questo paese, soprattutto in un momento come questo che se è possibile, diciamo in cui se è possibile appunto questo lavoro è ancora più prezioso e fondamentale, quindi, e che naturalmente non si esaurisce insomma qui, ma che va proseguito, potenziato, moltiplicato insomma, perché le sensibilità sul territorio anche dei cittadini comuni, devo dire appunto per quella dell'esperienza appunto di, diciamo, di cittadinanza attiva, le sensibilità insomma ci sono, vanno risvegliate, vanno appunto canalizzate. E prima di darvi alcune informazioni sulle visite che sono state fatte dai volontari di cittadinanza attiva in Molise, precisamente nei CAS di Campobasso e di Petacciato, in provincia di Campobasso, volevo dire due parole su questo percorso che comunque da un anno e mezzo abbiamo avviato assieme a Lasciateci Entrare ed è attraverso appunto questa iniziativa Incastrati, questa campagna appunto che abbiamo denominato Incastrati e che è con Libera, certo, con Lasciateci Entrare e con Libera, e che appunto è una campagna che anzitutto vuole promuovere un'operazione di trasparenza sulla gestione della, dell'accoglienza straordinaria. E questo perché in particolare diciamo i centri di accoglienza straordinaria, perché a dispetto delle definizioni per cui si parla variamente di strutture temporanee, di strutture straordinarie, quella dei centri di accoglienza straordinaria, dei CAS appunto, con una sorta di ossimoro che più volte abbiamo sottolineato, rappresenta oggi la modalità ordinaria di gestione dell'accoglienza in Italia ancora. Ed è una modalità di gestione che non è frutto di appunto, una contingenza così eccezionale, ma che palesemente risponde appunto ad una scelta di comodo, insomma. E quindi in Italia da anni si continua a scegliere di governare l'accoglienza, lo si è detto, insomma, lo si è visto anche oggi con la logica delle soluzioni tampone, degli interventi provvisori in assenza di una programmazione, appunto di una politica organica, di una strategia di livello nazionale. E quindi un sistema, quello di CAS, pieno di opacità, di mancanza di trasparenza su affidamenti, di difficile controllo, appunto, affidato quindi in buona parte alla speculazione privata e purtroppo appunto anche spesso facilmente esposto alle infiltrazioni criminali. È una situazione in cui appunto l'ultima preoccupazione riguarda naturalmente l'effettività dei servizi di accoglienza erogati, se appunto e quando diciamo anche quelli minimi vengono erogati. E questa d'altra parte appunto sembra rimanere anche la prospettiva per il futuro. È sufficiente richiamare l'ultimo rapporto che è stato proprio da poco pubblicato sul sistema degli SPRAR, che è stato presentato qualche giorno fa e che è un sistema che viene presentato come sistema modello, al di là di tutte le riserve che si possono avere sul funzionamento appunto di questo sistema, in realtà comunque è un sistema che ospita meno di 30.000 diciamo, migranti, quindi meno di 30.000 persone, quindi a dispetto anche di tutte le dichiarazioni continue, soprattutto di fonte governativa, delle dichiarazioni in particolare del capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Morcone sulla imminente e graduale assorbimento del sistema diciamo, dell'accoglienza straordinaria, dei centri di accoglienza straordinaria del sistema SPRAR, in realtà appunto la realtà è molto diciamo, diversa da questi annunci. La verità è che quella modalità di gestione dell'accoglienza rimane, quella degli SPRAR rimane del tutto residuale, perché continuano appunto ad aprirsi casi in giro per il territorio ed ospitano più del 70% dei migranti presenti sul territorio. Quindi finché rimarrà nei fatti questa la modalità principale di gestione dell'accoglienza, occorre dal nostro punto di vista tenere alta l'attenzione anche sulla questione diciamo, della trasparenza, insomma, un altro aspetto nella gestione di questi centri, un altro aspetto appunto fondamentale che in qualche modo diciamo, completa la parte relativa naturalmente appunto alla tutela
dei richiedenti asilo presenti sul territorio, non esiste una mappa pubblica dei CAS, né della loro ubicazione, non esiste un elenco di quelli che sono gli enti gestori pubblico, poi dopo ci si arriva magari, però insomma diciamo, non c'è trasparenza su questo, non sono rese note informazioni che riguardano appunto le gare, non sono pubbliche le convenzioni, le rendicontazioni e così via. E invece appunto proprio sulla convinzione che sull'accoglienza proprio a partire dai CAS occorre anzitutto questa diciamo, operazione di trasparenza, anche come dicevo come condizioni di partenza, soprattutto per continuare a promuovere sul territorio un controllo civico proprio sempre più diffuso sulle strutture, sui servizi, eccetera. È proprio su questa premessa che sono state appunto diciamo, sviluppate iniziative di incastrati, per cui abbiamo tempestato il Ministero dell'Interno e le prefetture di istanze di accesso, abbiamo impugnato una al TAR, una delle risposte arrivate in particolare quella della prefettura di Roma, che ci sembrava particolarmente significativa, visto che Roma è il territorio appunto di diciamo, mafia capitale e dove che è un fenomeno che ha riguardato direttamente proprio il sistema di accorrenza, di accoglienza. E per questo motivo appunto abbiamo incontrato il prefetto Morbone, abbiamo incontrato il sottosegretario del Ministero dell'Interno Mazzone, continuando appunto a chiedere quantomeno appunto la pubblicazione della mappa dei CAS, tante promesse, ma diciamo, manca la volontà evidentemente e probabilmente c'è anche una certa convenienza nel lasciare un po' le cose così. E nel frattempo naturalmente appunto si prova dal basso, attraverso la mobilitazione delle organizzazioni della società civile, anche a ricostruirla, insomma, la mappa dei centri di accoglienza straordinaria. Rispetto in particolare alle visite che sono state realizzate dai volontari di cittadinanza attiva in Molise, diciamo che in questo caso per esempio è stato possibile ricostruire la mappa dei CAS perché appunto è stata fornita dal responsabile del centro Caritas di Campobasso, di cui appunto poi vi parlerò, perché tra l'altro una delle strutture che sono state appunto visitate, e questo anche a dimostrazione del fatto che comunque diciamo, nel frattempo ed in attesa che ci siano le pubblicazioni ufficiali, comunque appunto ci si può arrivare lo stesso. E nel giro di 2 settimane sono stati visitati 4 centri nella provincia di Campobasso, e in questo caso devo dire c'è stata comunque una certa disponibilità sicuramente della prefettura di Campobasso ad autorizzare anche in tempi brevi le visite, insomma. Quindi in questo caso diciamo che è andata bene, va anche detto che questa risposta si inserisce appunto in un quadro insomma, che invece non è molto soddisfacente, visto che comunque appunto per accedere, perché i cittadini possono appunto accedere in questi centri, in queste strutture, diciamo è tutto rimesso comunque alla discrezionalità pura delle prefetture, che alcune volte sono più disponibili, in altri casi non lo sono appunto assolutamente. E il primo centro che è stato visitato, di cui riparlo, è un centro nell'ex albergo Eden, situato nella periferia di Campobasso, in una zona industriale, è un centro completamente pieno, quindi ai limiti del sovraffollamento. Al momento della visita erano anche diciamo, presenti 5 donne e una con un bambino, con un neonato, e diciamo che complessivamente insomma i servizi minimi proprio rispetto appunto agli ospiti ci sono sembrati garantiti, in realtà anche per la dichiarazione stessa del responsabile del centro il problema in quel caso appunto è che oltre a quello diciamo non si riesce a fare niente altro, cioè avviare in un sistema appunto come quello diciamo dei CAS, provare anche soltanto appunto ad avviare percorsi o progetti di integrazione oppure diciamo percorsi di inserimento addirittura lavorativo, abitativo, come pure sarebbe richiesto, visto appunto che c'è una circolare ministeriale che richiede che diciamo, i servizi resi dai CAS debbano appunto essere diciamo, adeguati e quelli resi nel sistema SPRAR, in realtà ovviamente appunto con quel tipo di numeri, con quel turnover che c'è comunque appunto in questo tipo di centri, proprio
perché sono pensati e organizzati in questo modo, ovviamente diciamo, non è possibile appunto fare niente di tutto questo. E l'altra cosa sicuramente appunto che volevo evidenziare è che diciamo, è emersa sia in questa visita che anche appunto nelle altre, è che diciamo, non c'è nessun tipo di integrazione e di interazione con la comunità diciamo, residente. Diciamo che gli ospiti del centro, per esempio appunto della Sardaruella, spostano tutto il tempo appunto all'interno della struttura, non hanno nessun tipo di rapporto appunto con i cittadini residenti di Campobasso, pur essendo appunto magari diciamo, a due passi dal centro cittadino. E questo sicuramente insomma è un aspetto che è una conseguenza di quel tipo di gestione dell'accoglienza che deriva da una diciamo, gestione proprio appunto centralizzata che è direttamente appunto decisa a livello ministeriale tramite le prefetture e che bypassa completamente appunto le comunità locali, i territori ed anche appunto diciamo, le stesse amministrazioni locali, creando anche tutta una serie appunto di problemi rispetto alla convivenza. E, problemi appunto proprio rispetto alla convivenza tra residenti e diciamo, migranti li abbiamo trovati nell'altro centro che abbiamo visitato, quello gestito dalla Caritas di cui parlavo prima. Il centro della Caritas, la Casa degli Angeli, è un centro per, in realtà per indigenti, con un servizio di dormitorio di mensa. Ora, nel corso del tempo questo centro ha accolto centinaia di richiedenti asilo, quindi che diciamo, funge da centro appunto di prima accoglienza informale, insomma, e visto proprio il continuo flusso diciamo, di profughi di cui non si faceva carico nessuno, e quindi la mancanza proprio di tutti gli interventi diversi da parte delle istituzioni sia locali che della prefettura, mano a mano diciamo, è stata allestita proprio a ridosso di questo centro una grossa tendopoli che è arrivata ad ospitare appunto anche oltre 100 persone. La presenza di questa struttura ha a sua volta appunto proprio perché ad un certo punto esplodeva, insomma, quindi diciamo, c'erano anche problemi relativi appunto a servizi fondamentali, servizi igienici e così via, vista la, nonostante tutta la buona volontà insomma, dei volontari diciamo, del centro, comunque l'impossibilità appunto di diciamo, far fronte ad una situazione del genere, ecco questa situazione ha, ed è un brutto episodio sicuramente, determinato una reazione dei cittadini residenti appunto che hanno promosso una raccolta di firme proprio per far smantellare appunto questa tendopoli, una situazione in cui appunto poi diciamo, nessuno si preoccupava di, in seguito a questo smantellamento dove dovessero andare a finire queste persone. Sappiamo appunto che diciamo, poco dopo la nostra visita questa tendopoli in effetti è stata smantellata e abbiamo verificato, ci risulta che comunque appunto le persone che erano presenti in questa struttura improvvisata comunque sono state, dovrebbero essere state ricollocate nei centri, nei CAS appunto della zona. Questo un po' appunto per dire, diciamo, rappresentare quelle che sono le principali criticità che sono state raccolte da persone di cittadinanza attiva che non sono, devo dirlo, persone diciamo, che normalmente si occupano dei temi dell'immigrazione. Dal nostro punto di vista quindi questa sicuramente è stata diciamo, un'iniziativa importante che proseguirà su quel territorio e proseguirà sicuramente appunto anche altrove in altre regioni e crediamo appunto che sia fondamentale sicuramente diciamo, coinvolgere tutta la cittadinanza, tutta la società civile, non solo chi per vocazione o comunque appunto da sempre si occupa di questi temi, che è diciamo, una cosa appunto fondamentale, soprattutto in un momento come questo in cui lo si è detto al di là del diciamo, gravissimo appunto, contesto internazionale in cui ci si trova, si agita anche, mi permetto di dire, a volte lo spettro del terrorismo per